Il mare blu di Pioppi nel comune di Pollica prende il colore del vino. Parliamo del Mediterranean Wine Festival organizzato per il 26 e il 27 agosto nell'ambito del Festival della Dieta Mediterranea in corso di svolgimento proprio in questo angolo paradisiaco del Cilento. Un festival che farà anche solidarietà, perché nell'ambito della due giorni sarà organizzata un'asta con le migliori cantine del Cilento e i soldi raccolti saranno devoluti alle popolazioni duramente colpite dal terremoto. Sì, abbiamo voluto, come dire, dare anche noi il nostro piccolo contributo con quest'asta che si terrà sabato sera. Metteremo all'asta 20 bottiglie di vino particolarmente pregiate, delle Magnum, di aziende che hanno voluto essere presenti, hanno voluto donare il loro prodotto. L'asta la terrà Luciano Pignataro, quindi un banditore d'eccezione. Speriamo di raccogliere un bel gruzzoletto da inviare alle persone, a queste persone così sfortunate. Il mare blu di Pioppi diventa color vino in questi due giorni che mette in vetrina le eccellenze vitivinicole del territorio. Sì, abbiamo scelto una citazione letteraria dai canti greci per descrivere quello che abbiamo intenzione di fare, cioè portare una due giorni dedicata al vino in tutte le sue sfaccettature qui al Museo della Dieta Mediterranea. Il vino come elemento centrale della dieta, la vite è una delle tre piante sacre insieme all'ulivo e al frumento della dieta mediterranea, per cui ci piace festeggiarla in questi due giorni con diverse cantine campane che ci hanno accompagnato in questa due giorni, con ospiti importanti da Luciano Pignataro, Piero Mastro Berardino, Peppino Pagano ed altri operatori del settore, quindi degustazioni verticali, assaggi di vino, spettacoli teatrali legati al vino, quindi una due giorni in cui spero le persone si divertiranno e conosceranno ancora meglio questo mondo. Noi in Campania abbiamo un patrimonio ampelografico straordinario che forse non ha uguali nel resto d'Italia, soprattutto per quanto riguarda i vitigni a bacca bianca, e questo va veramente sottolineato. Abbiamo tutti i vitigni a bacca bianca di grandissimo livello, il Fiano, il Greco, la Falanghina, il Pallagrello, quindi abbiamo, come dire, un patrimonio da esportare. Siamo ancora agli inizi, fra virgolette, anche se sono 30-40 anni che se ne comincia a parlare in maniera significativa, però decisamente lanciati in avanti. È una gran fortuna, perché è veramente un piacere poter presentare questi prodotti straordinari, bellissimi, che raccontano della nostra terra. E noi abbiamo il compito di farlo conoscere, di presentarlo nel migliore dei modi, di produrli sempre meglio, perché si può sempre fare meglio. Basta avere piacere, il piacere di produrre con etica, con onestà, con correttezza questi prodotti, da presentare col cuore alle persone che, seppure non hanno avuto mai il piacere di assaggiarle, di degustarle, sicuramente ne apprezzeranno i vantaggi e le qualità.